E allora vi volevo far vedere un bel giochino stupido. Praticamente noi abbiamo tre vittime che sono 8, 9 e 10 e un vampiro che è il Jack. Cosa decide il Jack? Siccome ha fame, decide di mangiarsi una carta che serve una vittima e noi gli facciamo mangiare un 8, va bene? Il vampiro quindi si mette sull'8 e cosa fa? Gli succhia il sangue e l'8 impallidisce. Impallidendo l'8, al vampiro gli restano solamente le altre due carte che sono il 9 e il 10. Ma siccome lui ha ancora fame, decide di mangiarsene un'altra, che in questo caso è il 9. Mangiandosi e succhiando il sangue al 9, allora anche il 9 diventa pallido, no? E quindi a lui gli resta solamente il 10. Restando solo il 10, siccome ha sempre fame, cosa succede? Che il nostro bel vampiro decide di mangiarsi anche il nostro bel 10. E appena se lo mangia, anche il nostro 10 diventa pallido. Ma aspettate, il gioco ancora non è finito, perché il nostro bel vampiro, siccome ha mangiato tanto e non ha più dove andare per mangiare, decide di scappare e diventa anche lui pallido. Che schifo!